Intanto partiamo da un dato, diciamo che l'ospedale di Notre è un ospedale che ha avuto performance positive, le ha sempre avute e le ha avute anche negli ultimi anni. Su tanti fronti ci sono anche addirittura incrementi delle attività rispetto al 2019, nonostante la pandemia. E quindi questo è un dato che va assolutamente valorizzato, che va a merito dei professionisti di Nottola che hanno fatto un grande lavoro, diciamo, con un grande impegno, con grande competenza, con grande capacità, con grande passione. Quindi intanto qui bisogna sottolineare che c'è un ospedale che funziona, che sta dando, diciamo, che sta erogando prestazioni, diciamo, con livelli sostenuti nonostante la vicenda pandemica, ripeto, questo è un grande merito dei professionisti. Ci sono alcune criticità che sono comuni un po' a tutto il paese, oltre che alla Toscana, che riguardano le difficoltà di reperimento di personale, soprattutto in alcuni settori, penso al pronto soccorso, all'emergenza-urgenza, che è un settore dove c'è una carenza strutturale, diciamo, di professionisti. Su questo noi ci siamo attivati ormai da tempo, con tutte le modalità che la legge ci consente per arruolare, diciamo, nuovi professionisti. Abbiamo attivato i corsi DEU che c'erano stati sollecitati anche da questo territorio. Abbiamo messo nuove borse di specializzazione a disposizione. Stiamo ragionando anche su elementi di innovazione dei modelli organizzativi interni all'ospedale. Da marzo apriremo il tavolo per la riforma del sistema di emergenza-urgenza della Regione Toscana. Ecco, qui siamo consapevoli di una difficoltà vera, che non è solo della Regione Toscana, ma di tutto il paese, perché c'è una carenza di professionisti. Bisogna trovare il modo di formare prima di tutto, perché prima di tutto bisogna avere la disponibilità, poi si assume, insomma, ma prima di tutto bisogna trovare il modo di formare più professionisti che possono essere dedicati all'emergenza-urgenza. Poi la Regione Toscana farà la propria parte in termini di assunzione.